Sono arrivati mercoledì a Tiriolo, in provincia di Catanzaro, gli studenti dell'Istituto Forestale di Storesin in Polonia, insieme ad un gruppo di volontari croati e veneti per un'attività pratica di riforestazione in Calabria. Il progetto Verso un'ecologia della biosfera, promosso e organizzato dal Comune e dalla Biblioteca Comunale di Tiriolo, vedrà fino a domenica questi giovani accompagnati da docenti, guide e direttori di istituti forestali reintrodurre sul monte, in un'area colpita da incendi, circa 700 piante arboree o arbustive autoctone donate al Comune di Tiriolo dall'Azienda regionale per la forestazione Calabria Verde. Giovedì mattina si è svolto all'Università Magna Grecia di Catanzaro il convegno internazionale per un'etica del diritto della casa comune. Allora, Tiriolo, rinomata per il suo patrimonio storico, artistico, culturale e archeologico, questa volta la vediamo protagonista di un progetto denominato Verso l'ecologia della biosfera, un progetto che vuole rappresentare un messaggio verso le nuove generazioni, che è quello che bisogna rimboccarsi le maniche davanti a questi cambiamenti climatici piuttosto pesanti. Farsi trovare pronti, anche se è tardi, molti dicono che sia tardi, trovarsi pronti di fronte a questi gravi cambiamenti climatici che stanno procurando ripercussioni pesantissime, insomma, sulla vita animale e sulla vita vegetale. È un bel progetto quello odierno, che vede gli studenti dell'Università Magna Grecia coinvolti assieme agli studenti della Polonia, un ponte culturale importante. Sì, un ponte culturale molto importante, perché vogliamo ribadire la necessità di vivere insieme, di prenderci cura e responsabilità di questa casa comune, che è la casa di tutti. Quindi l'idea è quella, appunto, di sensibilizzare ad una cittadinanza attiva, di sensibilizzare ad un impegno concreto, civile, nella società in cui viviamo, e di fare azioni e buone pratiche che non siano soltanto simboliche, ma che effettivamente incidano nella realtà. Un ponte culturale, l'abbiamo definito, che unisce simbolicamente Calabria, Veneto, Croazia, ma soprattutto Polonia, verso un'ecologia della biosfera, per una cittadinanza transnazionale attiva, per un'etica del diritto della casa comune. Una di queste cose, e secondo me una delle più importanti, è quella di piantare alberi, perché grazie agli alberi l'umidità resta nell'aria, grazie agli alberi il terreno si mantiene, grazie agli alberi l'ossigeno è prodotto, grazie agli alberi la natura può darci quello che la natura desidera darci.